Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli, come state? Spero alla grandissima. Se ancora non mi conosci, mi raccomando, iscriviti subito al canale, condividi questo video, poi se ti piace, se lo trovi interessante per i tuoi amici venditori. Se vuoi portarti a casa un pezzo di Giuliano Danieli, vai ad acquistare il mio libro, è anche un modo per conoscerci e soprattutto per iniziare a lavorare assieme. Ok, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di consulenza con Giuliano Danieli, perché ha senso, cosa posso imparare. Questa è una proposta che si chiama Mentoring Giuliano Danieli, ok, sarò al tuo fianco per farti aumentare le vendite con il sistema pratico e pragmatico con il quale ottieni risultati sin da subito dal primo giorno di applicazione, ok, come vedete. Poi qui sotto c'è obiettivi che vorrei raggiungere con il mentoring privato. Come vedete c'è un bel po' di roba qui, ok, perché io cerco solo ragazzi venditori e imprenditori seriamente motivati a migliorare. Se giriamo pagina, vedete che qui c'è scritto sales training, mentoring personalizzata. Ok, c'è scritto esempi di aree su cui potremmo lavorare. Qui ci sono più di 41 aree, ma non è finita, perché di qua vedete che ce ne sono altre 57 aree. Ok, le aree di miglioramento effettivamente sono tantissime. Ne leggiamo qualcuna assieme. Ok, come sviluppare empatia in 33 modi diversi per vendere di più. Come padroneggiare 15 domande di chiusura per vendere di più. Come fare telefonate a freddo per ingaggiare il cliente in due step. Capire le quattro tipologie di cliente che si incontra di solito. Come utilizzare le presupposizioni per vendere di più. Come vedete ragazzi, sto leggendo, ok, le tematiche che di solito affronto in consulenza one to one con venditori oppure con le reti vendita. Quindi questa cosa qui ragazzi vale sia per venditori, imprenditori in one to one, sia per le reti vendita. Come usare la percezione per vendere di più. Come capire se il cliente chiederà altri preventivi. Come leggere i segnali d'acquisto. A proposito di segnali d'acquisto ragazzi, ne esistono di due tipi, verbali e non verbali. Come padroneggiare 139 segnali d'acquisto verbali per vendere di più. Come padroneggiare 43 segnali d'acquisto non verbali. Quanti segnali d'acquisto non verbali conosci? Siccome mi capita spesso che le persone mi chiedono: Giuliano, ma cosa imparo durante l'ora di consulenza piuttosto che durante il percorso mensile, ok, dove affianchi la mia rete vendita, ok? Vediamo il punto 56. Come vendere in prima battuta contratti da 50 a 40 mila euro. Come usare la legge della concessione per vendere di più. Come usare la tecnica del feudo per vendere di più. Come diventare autorevoli in 3 mosse spendendo poco o niente. Come raccogliere video testimonianze in 5 secondi. Ti darò la procedura esatta, ok? Quindi queste sono, ragazzi, le cose. Ovviamente questo percorso di mentorship può essere sottoscritto per 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi ed è dedicato a chi? A liberi professionisti, venditori, imprenditori, direttori commerciali oppure reti vendita. Perché ho deciso di realizzare questo video così se hai intenzione di chiedermi una consulenza sai già bene o male le cose che andremo a vedere. Ah, c'è un'altra molto bella: come costruire un manuale di vendita per vendere di più. Ovviamente, quello che devi pensare è: qual è quella singola problematica che, se gestita, se migliorata, mi fa fare un salto in avanti a livello di preparazione, a livello di chiusure del 100, 200, 300%? Punto di domanda, perché chiaramente ragazzi l'obiettivo del mentoring, chiamate come cazzo volete, ha appunto come obiettivo quello di autofinanziarsi, chiaro? Quindi se tu decidi di investire dei quattrini con me mensilmente, Giuliano Danieli è un centro di ricavo, non è un centro di costo, mi spiego? Cioè faremo in modo che l'investimento sia impatto zero. Per il momento è tutto, quindi se hai bisogno di una consulenza privata, ti ho fatto vedere un po' gli argomenti che tratto di solito. Per il momento è tutto, un saluto a Giuliano Danieli, ciao e alla prossima.